Lusi, poi vigni. Ho sentito ieri su Radio Radicale il dibattito e stamattina in diretta e spesso mi sembrava di ascoltare interventi di persone che parlano ad altri che non ci sono. Questo continuo criticare le politiche del governo Berlusconi. C'è qualcuno che può dire dentro questa sala e fuori da questa sala che ci vota o che ci ha votato? Che per caso è d'accordo con le politiche del governo Berlusconi. Mi sembra che invece sfugga negli interventi dei più la domanda fondamentale del perché noi non siamo a dettare delle linee politiche, perché noi non siamo più maggioranza. Qualcuno che dica come si torna ad essere maggioranza e quindi finalmente a scegliere quali sono le linee, quali sono le proposte da offrire al Paese in termini di azione di governo. Altrimenti non ci spiegheremmo il perché continuiamo a discutere e a fare finta di non capire, e molti di noi non lo hanno capito, perché le elezioni regionali le abbiamo perse e non le abbiamo pareggiate. Bene, io mi riallaccio anche ad un intervento di stamattina, anzi di poco fa, quando su alcune scelte delle candidature mi è sembrato che siamo stati fin troppo morbidi e insisto su un cavallo di battaglia che mi ha riguardato personalmente perché per la prima volta ho votato diversamente da come il mio partito mi chiedeva di fare nel Lazio. Certo non ho votato per la Polverini, per la prima volta in vita mia ho votato scheda bianca perché non sono riuscito a votare per la Bonino, un partito che non riesce a presentare un proprio candidato. E che in una regione nel 95 e nel 2005 presenta due giornalisti perché non risolve un problema politico al suo interno in 15 anni, è un partito che evidentemente si merita di perdere e purtroppo di pagare, di far pagare ai cittadini di quella regione il prezzo di avere la Polverini e la destra. E ricordo qui a chi un po' silentemente ha appoggiato quella scelta scellerata, che se per caso il PDL nella provincia di Roma avesse presentato la lista ci avrebbero raccolto col cucchiaino. Allora il problema è come ritornare, questa è la domanda mi sembra inevasa da alcuni interventi, ad essere maggioranza. In passato abbiamo rincorso Berlusconi sul terreno mediatico e lui ci ha sconfitto su quel terreno perché è inevitabilmente più forte di noi. Spesso non ci diciamo più che abbiamo rinunciato a fare quello che sapevamo fare bene e che ora, ad esempio, lo fa la Lega al Nord. Stamattina, in una serie di quadri che ho visto, c'erano dati molto interessanti, ma mancava un dato, a mio parere, senza offesa per Feltrini, che ovviamente ha fatto un lavoro egregio, mancava il dato della passione. La Lega in quei territori ci mette, al di là delle idee che propugna, al di là di quale sia il progetto politico da noi non condiviso, ci mette due cose, la passione e la presenza nel territorio. Quella è gente che parte il martedì mattina per venire a Roma, sono sindaci, sono amministratori, dove noi invece parliamo di incompatibilità e parliamo di altro, vengono un'idea molto chiara di quello che devono fare, tornano a casa dopo averla fatta e riportano nel territorio il risultato, ripartono da quel territorio per andare a Roma a trovare il risultato da riportare in quel territorio. Per dirla in un modo un po' più banale, da questurino, mi avrebbe detto qualcuno, arrivano preparati, sono competenti, sanno che cosa devono fare, non si piangono addosso, puntano dritti in modo pragmatico all'obiettivo. Bene, alcuni di noi, ho sentito anche stamattina, in particolare Ignazio Marino, di cui mi onoro di essere insieme a lui in Senato, ma purtroppo ci dividono moltissime cose, come è normale in un partito democratico, che parlano come se non ricordassero che noi non siamo al governo del Paese. Mi è sembrato di sentire in alcuni temi trattati, lui ha una particolare passione per il testamento biologico e le cellule staminali, passione ricambiata da tanti di questa platea e fuori da questa platea, non tutti la pensiamo nello stesso modo. Mi sembra di sentire, di vedere, chiedo scusa, uno scenario che abbiamo drammaticamente visto. Io e lui eravamo nella stessa camera alta 2 anni fa.
cioè trattare alcuni argomenti come se fossero le priorità del paese, dove il paese non ci segue. Trattare alcuni argomenti come se fossero fondamentali per l'azione di governo, dove l'azione di governo drammaticamente deve rispondere a questioni diverse. Questo non significa non trattare quei temi, ma è sbagliato, a mio modesto modo di vedere, individuare quei temi come elementi caratteristici di una identità, far diventare quei temi come l'identità di un partito, perché nel momento in cui decidi che quei temi diventano così declinati o coniugati identità di un partito, commetti l'errore di non rappresentare tutti gli altri che su quei temi la pensano in modo leggermente diverso dal tuo. Ecco, allora, qualcuno dice: chi rappresenta il PD? Beh, ho sentito a questa domanda due risposte drammatiche. La prima risposta è stata: i più deboli. La seconda è stata: i poveri. Ora, chi può dire che noi non vogliamo rappresentare anche i più deboli e anche i poveri? Ma chi può dire che noi rappresentiamo solo i più deboli e solo i poveri? E allora, se rappresentassimo solo i più deboli e solo i poveri, tutti gli altri da chi sarebbero rappresentati? È evidente che noi abbiamo l'idea di un partito grande, di un partito che auspica di tornare a governare i processi di questo paese. Dobbiamo dare risposte anche agli altri in termini di azione di governo, altrimenti non possiamo immaginare o non possiamo far finta di non vedere che gli altri che noi diciamo di non voler rappresentare vadano a loro volta da altri partiti a chiedere rappresentanza e a chiedere di essere tutelati. Qualcuno parlava allora di interessi stamattina. Bene, avremmo bisogno di fare questa operazione. Certo, ci sono sempre delle scelte da fare, allora si deve elaborare, si deve discutere, si deve decidere, ma cerchiamo anche di decidere di fare scelte un po' coraggiose e riformatrici, altrimenti, come ha detto qualcuno prima, e mi fa piacere perché è una tesi che mi trova convinto, noi rischiamo di risultare un partito conservatore. Perché? Ma è molto semplice, spesso corriamo il rischio dell'intellettualismo invece di rimboccarci le maniche e di fare un'operazione molto più attiva di radicamento nel paese. Come? Ma abbiamo notato che spesso e volentieri, quando noi affrontiamo degli argomenti delicati, che sono la giustizia, che sono il lavoro, che sono il rapporto con la pubblica amministrazione, con la scuola e col fisco, diciamo sempre dei no. Parliamo di lavoro, ma qualcuno è intervenuto prima di me. Ma diciamo come lo vogliamo declinare questo lavoro? Oppure facciamo finta di non capire che nell'ultima direzione ho sentito Fassina, Ichino, l'ex ministro del lavoro, che dicevano tre cose diverse su un tema così cruciale? Oppure possiamo far finta di non capire che c'è un problema giustizia, non soltanto quella penale, anche quella penale. C'è un problema giustizia a cui noi rischiamo di rispondere sempre no, perché diciamo sì, il problema c'è, ma guai a toccare troppo, altrimenti il giocattolo si incrina. Oppure non possiamo dire quello che ha detto e che non ripeto prima di me, Marina Sereni, sulla pubblica amministrazione. Oppure non possiamo dire niente sul fisco, perché noi diciamo solo che gli evasori devono pagare, che chi non paga fa male, ma intanto l'amministrazione finanziaria non funziona e noi non poniamo rimedio a farla funzionare. Le due cose non camminano insieme, non sono coerenti, si dice da questa parte del tavolo. Allora dov'è, e finisco, la nostra fase, la nostra forza innovativa? In che cosa siamo diversi? Bene, c'è una necessità. La necessità è che noi si riesca a dire, oltre che ad immaginare, e poi ad essere un po' coerenti sulle cose che affermiamo. Vedete, c'è un male endemico nel nostro partito. C'è un segretario, con l'eccezione di uno presente, mi dispiace dirlo, ma è così, Dario non fece questo errore, c'è un segretario che diventa segretario nazionale, si chiude nella sua stanza con i suoi amichetti, fa le linee del partito, gestisce il partito, il resto del partito non esiste. Viene cambiato quel segretario, ce n'è un altro, fa lo stesso errore, dimenticando che c'è una pluralità grande in questo benedetto partito di competenze e di merito, capaci di dare molto di più di quello che non appaia o che non sembri. Oppure si offendono personalmente numerose persone di questo partito solo perché non appartengono a quel tipo di squadra e a quel tipo di rappresentazione. E voi pensate che con un modello così semplificato,
un modello così elementare, noi siamo in grado di riconquistare voti dall'altra parte? Con quale messaggio simbolico? Con quale attrattiva? Con quale capacità? Finisco perché lo sto dicendo in più sedi. Guardate, noi poche cose sapevamo fare bene, ma le facevamo bene davvero, ora nemmeno quelle. Ma io segnalo, vedo qui Giachetti e vedo qui Zanda, io segnalo che il nostro tasso di assenza in Parlamento è troppo alto per essere l'opposizione, ed è una media troppo alta, ed è una cosa minima da fare, cioè aspettare in attesa di una linea che ci convinca di più, che gli altri sbaglino, che gli altri facciano errori. Allora cominciamo a prendere tutti questi benedetti rappresentanti del popolo nominati che devono dire grazie a chi li ha messi in lista e a mandarli a fare il loro dovere. Aumenteranno le volte nelle quali mandiamo sotto la maggioranza, aumenteranno i segnali al Paese e batteremo il colpo molto più forte di quanto non stiamo battendo finora. Vigni, poi Bobba.